Benvenuti, bentrovati. Oggi è il secondo video in collaborazione con Mista Tavale, Valentina. Visto che noi siamo molto fighe e non ci sprechiamo con degli argomentucci da due soldi, oggi abbiamo deciso di affrontare, dopo il primo argomento che è l'handicap, quello sui condizionamenti. Allora, il mio approccio è sempre lo stesso, cioè vi proporrò quelli che sono stati i libri che ho letto. E il confrontarci, mio e di Valentina, vuole essere anche un invito alla discussione, quindi con video di risposta oppure anche con commenti liberi, ovviamente sull'argomento o testimonianze, insomma, scatenate l'inferno, come si suol dire. Allora, però prima vorrei farvi un piccolissimo cappello teorico e poi sottoporvi un simpatico test prima di parlare di libri. Allora, il piccolo cappello teorico non è tanto quello per definire che cosa si intende per condizionamento o condizionamenti, penso che sia intuitivo, ma per farvi riflettere sul collegamento logico tra condizionamento e controllo, che secondo me sono due cose assolutamente inscindibili. Uno prevede l'altro e l'altro influenza il primo. Allora, infatti, il condizionamento si sviluppa fondamentalmente su quattro livelli di controllo che investono il comportamento, i pensieri, le emozioni e l'informazione. Nell'ambito di ogni tipologia di controllo vi sono delle metodiche per attuarlo. Ad esempio, il comportamento tutto fa capo alla formazione dell'individuo, dalla nascita fino alla sua maturità. Oppure le attività che poi andrà a svolgere, quindi non soltanto la scelta della scuola, ma anche dell'attività professionale. Se uno svolge una determinata professione, ci si attende un comportamento di un certo tipo e quindi deve esercitare su se stesso un certo tipo di controllo. Oppure anche la dipendenza finanziaria da quella che è la famiglia prima e poi magari il marito o la moglie. Ancora, il grande capitolo delle punizioni, i ricatti psicologici, penso che ognuno di noi siamo stati vittime da parte della nostra mammotta, che nel momento in cui volevamo uscire, facevamo i capricci, lei diceva: "Ah, se esci stasera, vai a quella festa, mi verrà un infarto". Ecco, classico esempio di come andare con serenità e gioia ad una festa immaginando che tua madre sia lì con attacchi cardiaci o di angina particolarmente dolorosi. Poi comportamenti rituali oppure il rispetto delle autorità. Ancora il pensiero. Il pensiero è la dottrina, le religioni, quanti di noi subiscono il fascino di determinate religioni, determinati movimenti culturali, teorici oppure appunto religiosi, che ci permettono di incasellarci, oppure di darci un ruolo o di avere delle sicurezze, ci sentiamo protetti se facciamo pratiche religiose di un certo tipo, ad esempio. Oppure le emozioni. Emozioni, ritorniamo al senso di colpa indotto, a stati di tensione, per esempio, che ci portano ad avere delle insicurezze, delle dipendenze, paure indotte da qualcuno, da qualcosa, anche dalla società. E il fatto che, per esempio, siamo stati cresciuti in un modo un po' perverso, cioè sono state scoraggiate le nostre iniziative individuali, siamo stati un po' bloccati, il famoso tarpare le ali, oppure il controllo delle relazioni interpersonali, no, tu quello non lo frequenti, o anche il controllo perverso sulla sessualità, non parlarlo, è tabù, non dirlo, non pronunciare, eccetera. Per poi finire con l'informazione. Informazione su tutti i livelli che possono essere filtrate, imposte, informazioni persuasive, vincolanti, di controllo. Pensiamo ai regimi totalitari, per esempio, come vengono date determinate informazioni, che tipo di informazioni vengono date, altre no. La censura, per esempio, di internet negli stati totalitari orientali, ad esempio, eccetera, eccetera, eccetera. Ora vi propongo un simpatico test per vedere il livello del vostro condizionamento. Allora, vi sottopongo la frase per alcuni secondi e voi dovrete contare quante F ci sono in questa frase. Bene, allora la risposta giusta sono 6.
Credo che molti di voi ne abbiano letti soltanto 4 o addirittura di meno. Secondo la psicologia tradizionale, il cervello viene condizionato dalla parola off. Perché questo? Perché il nostro cervello sembra che appunto l'off non lo percepisca, sembra un condizionamento psicologico molto subdolo. Allora, veniamo alla parte più interessante, cioè ai libri. Partiamo dalla parte delle bambine di Elena Giannini Bellotti. Ormai ve l'ho già proposto in ogni salsa. Bene, però questo è il contesto ottimale. Allora, segue praticamente quelli che sono i percorsi di formazione educativi dalla nascita fino alle scuole dell'obbligo e punta un po' il ditino su alcuni errori. Appunto nei diversi ambiti formativi dell'individuo. Vi leggo un pezzettino tanto per farvi capire il perché sia importante questo libro. Allora, il libro nasce dall'osservazione diretta del bambino, dalla nascita in poi, e analizza il comportamento degli adulti nei suoi riguardi, i rapporti che stabiliscono con lui nelle varie età, il tipo di richiesta che gli vengono fatte e il modo in cui si pongono, le aspettative di cui si carica il fatto che appartenga a un sesso piuttosto che a un altro, gli sforzi che fa per adeguarsi a queste richieste e aspettative, le gratificazioni e i rifiuti che riceve a seconda che vi aderisca o meno, i luoghi dove queste ricerche sono stati condotti sono la famiglia, i nidi, le scuole materne, elementari e medie. Direi che qua è già riassunto tutto e già si capisce l'importanza di questo testo. Un secondo libro bellissimo, secondo me, è Alle origini, conoscere le vite dei nostri antenati per liberarci dai condizionamenti familiari. Questo libro narra le vicende di una storia di una famiglia attraverso più generazioni e proprio fa capire come spesso e volentieri portare quel cognome, vivere in quel contesto familiare, in quella particolare località, significa dover soddisfare determinate aspettative che in un certo qual modo vengono date per scontate, cioè quasi iscritte nel nostro codice genetico. Quindi portare avanti, non so, l'attività del padre, scegliere la stessa professione, comportarsi in un determinato modo perché la famiglia altrimenti non approva quella determinata scelta, eccetera. Veramente un libro splendido. Altro libro invece sono Condizionamenti e loro effetti di Francesco Paolo Rosapepe. È un libro bellissimo, nel senso che è molto semplice, una sorta di guida pratica del perché ci comportiamo in un certo modo. Ad esempio, lo facciamo perché ci conviene, ci gratifica, perché lo fanno tutti, perché me l'ha consigliato un amico, perché è l'oggetto del desiderio adesso più ambito sul mercato e se io ce l'ho, lo esibisco, ho un valore aggiunto. Perché me lo diceva mia mamma, perché me lo diceva mio nonno, perché il perché dei condizionamenti. Un libro veramente molto molto carino, simpatico in alcuni punti. Poi vi consiglio tre letture su quello che per me è un argomento molto affascinante, cioè il condizionamento o i condizionamenti della pubblicità, il creare il bisogno e quindi portarci all'acquisto. Credo che sia palese ormai, soprattutto per quelli che frequentano YouTube, di quello che sia stato il fenomeno Clio Makeup. Questa ragazza è partita con questa sua passione e ha coinvolto praticamente milioni di ragazze. Ormai tutte quasi parlano di trucco. Argomento interessante, bellissimo, frivolo. E da questa sua passione è nato proprio una sorta di condizionamento di massa. Anch'io ne sono rimasta vittima, io confesso le mie colpe. E non so se notate, ma adesso i negozi tipo Kiko, tipo Sephora, i trucchi, cioè, sono diventati quasi delle corsie di supermercato paragonabili alla scelta di yogurt in pratica. Ma non è soltanto il trucco, questo è un caso eclatante, ecco, bisognerebbe proprio scrivere un libro, penso che qualcuno lo farà, o magari l'ha già fatto, ecco, se lo sapete consigliatemi, cioè su questo fenomeno incredibile che è nato e che sta veramente dilagando. E appunto il libro che vi consiglio è Il libro nero della pubblicità, potere e prepotenza della pubblicità sul mercato e sui media, sulla cultura.
È un libro bellissimo che dà di quelle bacchettate allucinanti e fa prendere anche consapevolezza di un po' quelle che sono le dinamiche del marketing, di come viene addirittura strumentalizzata la donna. Non so se vi ricordate, io ho una pubblicità allucinante a Saratoga, il silicone sigillante. Cioè, ormai la donna deve ammiccare, deve quasi prostituirsi per riuscire a vendere un prodotto, dalla gomma pneumatici al silicone. Cioè, prima almeno era riservata, non so, sensualità di un profumo, no, cioè, è ovunque, ormai la donna mezza nuda è ovunque, non soltanto nella pubblicità, ecco, tanto per intenderci, vediamo soltanto i prototipi femminili che ci vengono proposti nelle televisioni oggi, sono veramente agghiaccianti. E questo è un bellissimo libro. Poi, sullo stesso filone, però un po' più vecchio, ma è comunque sempre una pietra miliare dell'argomento, sono I persuasori occulti. Molto, molto, molto bello, di facile lettura, tra l'altro, e essendo vecchio però contiene proprio quasi delle perle di profezia e che lo rendono appunto attuale. Ancora c'è Metafore di marketing, Viaggio nella mente dei consumatori. Questo è bellissimo, nel senso che proprio fa vedere come una mente di un individuo, nel momento in cui inizia a seguire i consigli della pubblicità, si trasforma completamente. E per finire vi consiglio, sempre sulla stessa tematica, un altro splendido libro che è Il sistema degli oggetti. Per esempio, ogni tipo di oggetto, dall'elettrodomestico a ogni tipo di bene di consumo, un gadget, cioè questo immenso universo degli oggetti che fanno parte del nostro quotidiano, che ci circondano, oppure che noi ricerchiamo per darci un valore, un potere. In un certo qual modo ne siamo prigionieri, ne siamo quasi, sì, ne siamo ostaggi, ecco, il termine corretto è ne siamo ostaggi. Concludiamo poi con qualcosa di propositivo. Questo indiano, io non lo pronuncio perché farei veramente sbiricare le risate, ve lo leggete da sole. Liberarsi dai condizionamenti. Il testo contiene una serie di conversazioni che lui ha fatto in giro per il mondo. È un grande pensatore, è un grande saggio. Per chi lo conosce è una lettura superflua, altrimenti chi vuole si può anche approcciare cercandolo su YouTube, ci sono dei video molto belli. Però quello che mi è piaciuto nella lettura di questo libro e nell'approcciarmi a questo autore è il concetto di intelligenza. Cioè il fatto che lui vede nel coltivare l'intelligenza libera, disinteressata, assolutamente svincolata da ogni tipo di condizionamento, è la nostra salvezza. Cioè lui la definisce intelligenza e pensare con la propria testa. Però bisogna avere coraggio per farlo e bisogna ovviamente passare prima una fase di via cal, che praticamente scrosta da tutto ciò che è stato condizionamento, e poi ricostruirsi. Bene, io penso di avervi dato degli spunti di lettura belli. Saluto con baci che la rincorrono e saltellano tutto attorno la mia carissima Valentina, Mista Tavale. Ci diamo appuntamento al prossimo mese con un altro bel argomento. Per tutti voi, baci al caramello. A presto.